Ma avendo tempi ristretti mi limiterò solo a qualche battuta. Diciamo che la festa del mare cresce non perché sono passati 5 anni, ma perché si allarga nell'organizzazione e la qualifica ancora meglio. Cresce perché dal Mar Ionio e dal Mar Tirreno siamo passati nel Mediterraneo e crea un coinvolgimento enorme di impegno non solo organizzativo ed economico, ma anche dal punto di vista, come dire, spirituale, morale, culturale, che necessariamente deve trovare una città, una regione, una provincia pronta e preparata a saper dare quel contributo che una simile manifestazione merita. Il plauso sicuramente va all'organizzazione, a Poseidone, al Circolo, va a Paolo, va a quanti si spendono giornalmente intorno a questo progetto, e la politica ci crede a questo progetto. Ecco perché noi siamo qui, siamo tanti e vogliamo contribuire a collaborare, come dire, a dare e aprire la speranza a questa città e a questa regione di cui tanto forse ne ha bisogno in un momento in cui la crisi internazionale incombe, incalza. Noi riteniamo che proprio partendo dai circuiti internazionali anche la Calabria può recuperare quel ritardo che oggi dimostra di avere rispetto all'Europa. Ma la festa del mare Mediterraneo a questo punto ha anche una novità quest'anno, che io mi permetto di individuare in 2 punti. Uno, permettetemi di dirlo subito, nella cittadinanza attiva che viene promossa attraverso i seminari che questo andrà a investire nel corso dei 5 giorni. E la cittadinanza attiva non è un tema di secondo piano. In una regione, quella appunto mediterranea, dove ci sono presenti 16 stati esteri, 30 università, significa la culla della cultura, ma è un fatto fondamentale perché cittadinanza attiva e partecipazione sono gli strumenti del domani, gli strumenti istituzionali e civili del domani, perché il domani non sia più un domani fatto di scontri, abbiamo visto qui i soldati che partivano per la guerra, ma sia fatta di pace, e questa pace può crescere solo in una piena solidarietà e in una integrazione fra i popoli. Quindi 16 regioni del Mediterraneo, 16 stati del Mediterraneo, molti dei quali in guerra fra di loro, si incontrano a Reggio Calabria per lanciare questo messaggio di pace. E l'altro messaggio, proprio perché voglio cogliere il senso pieno di questa attività, è nel dialogo che si va a instaurare. In questo confronto che apre la Calabria, quale posizione geografica, o meglio, mi permetto di dire, non la Calabria, Paolo, perché se cresce dobbiamo essere ancora più ambiziosi. Se oggi siamo qui, domani dobbiamo essere un passo più avanti, e il passo più avanti secondo me deve abbracciare non la città metropolitana, ma l'area dello stretto nel contesto del Mediterraneo, il che significa un coinvolgimento più forte e più attivo di Messina, la città di Messina, la regione Sicilia e tutto ciò che ne occupa. È un messaggio che io voglio lanciare agli organizzatori per dire che l'area dello stretto del Mediterraneo rappresenta un'area focale, oltre che geograficamente centrale, anche un'area focale e fondamentale per i messaggi che possano arrivare da Oriente e Occidente in questo interscambio di integrazione, in questo intercambio culturale, in questo interscambio sociale che necessariamente in una riviera, in una riva africana che scoppia e che esplode, la riva mediterranea, la riva europea, deve dare il segno forte dell'essere in pace e vivere nella pace. Allora, se questo è lo spirito della festa, secondo me noi abbiamo già fatto un passo avanti sul piano del ruolo che la Calabria deve esercitare nel Mediterraneo, perché il seme da cui può nascere il futuro dello sviluppo e del recupero del Mediterraneo stesso lo stiamo piantando oggi e, perché no, augurandoci che questo seme si possa espandere in quel rapporto di pace, di dialogo e di integrazione che è fondamentale per la ripresa del sistema anche economico. E mi fermo qui perché altrimenti avrei altre cose da dire.